La prima cosa che vorrei dire contro questa legge, perché noi siamo contrari a questa legge, è il fatto che non è stata preceduta da un'analisi seria della situazione di fatto, ma si prosegue con strategie che ormai sono note e non sono state assolutamente modificate, purtroppo, dal passaggio dalla precedente giunta di destra a Cappellacci. Noi vediamo esattamente, purtroppo, gli stessi comportamenti, sia per quanto riguarda la prosecuzione del piano casa, sia per quanto riguarda il famigerato articolo 43, chiamato adesso di rilevanza, progetti di rilevanza economico-sociale, mentre nell'articolo 12, mi sembra che fosse, della revisione del piano paesaggistico di Cappellacci, era i grandi progetti di rilevanza strategica. Ma sempre la sostanza è la stessa. Sono dei progetti che consentono la deroga al piano paesaggistico regionale. E non si capisce in funzione di quali finalità, perché le finalità non sono indicate. Che la Sardegna abbia bisogno di incrementare i volumi è un dato di fatto che non viene assolutamente accertato, anzi è vero il contrario. Non è stato fatto un calcolo dell'incremento volumetrico che porterebbero le norme in via di approvazione. L'articolo 31, per esempio, io presente, perché è già stato utilizzato da Forti Village questa norma, quando era in misura ancora inferiore, perché era solo il 10% l'aumento ammissibile all'interno dei 300 metri, e il Forte Village, che ha una volumetria amplissima, ha potuto aumentare di 20.000 metri cubi all'interno dei 300 metri. Quindi stiamo parlando di cifre che porterebbero a un incremento di milioni di metri cubi, incrementando quelle strutture che già tutti siamo d'accordo a definire strutture che deturpano le bellezze naturali, le nostre coste e anche l'interno, perché purtroppo l'interno non è integro. Quindi, ecco, questa è una fondamentale falla di questa legge, che appare anche confusa dal punto di vista giuridico, ma non analizzerò in questo senso. Ci sono state dichiarazioni da parte del Presidente della Regione sullo stralcio dell'articolo 43 e dell'allegato A, l'articolo 4, che consentirebbe un aumento delle volumetrie nelle coste. Vorremmo qui avere conferma, perché noi, proprio prima di intervenire per capire qual era il nostro quadro di riferimento, abbiamo cercato il documento, ma il documento risulta sempre uguale, quindi gli articoli sono sempre presenti. Vorremmo sapere se saranno davvero stralciati o no. Sì. Per il resto, noi vorremmo che il dibattito, che è a nostro parere assolutamente tardivo, perché arriva quando la legge è già confezionata, 113 articoli oltretutto, una legge particolarmente complessa, già decisa, il dibattito
è quantomeno tardivo. Non sappiamo poi il peso che potranno avere le nostre osservazioni, perché devo dire che sinora abbiamo sempre partecipato a tutti gli incontri, reso osservazioni, vedo molte facce che già ho visto davanti a commissioni, ma le nostre osservazioni sono sempre rimaste assolutamente inascoltate. Per quanto riguarda, ho sentito dire per esempio il mancato adeguamento dei PUC ai piani paesaggistici, l'analisi che è stata fatta non mi sembra molto corretta, esaminando come sono avvenuti i fatti e la realtà. I PUC non sono stati adeguati al piano paesaggistico semplicemente perché, o perlomeno è stato motivo predominante, l'adeguamento del PUC al piano paesaggistico impediva l'utilizzo del piano casa. E voi mi potete spiegare quale sindaco avrebbe potuto fare una scelta così impopolare di impedire il piano casa all'interno del proprio comune. Dal 2009, quindi sono quasi 10 anni, il piano casa può essere applicato se il PUC non è adeguato al piano paesaggistico, quindi è ovvio che questa scelta ha impedito l'adeguamento. Nonostante questo, sono molti di più i comuni in via di adeguamento, io ne ho contato 67 e devo dire, nonostante la regione abbia spesso cambiato le regole e ci sia stata molta difficoltà per il comportamento della regione, alle quali purtroppo i sindaci hanno dovuto adeguarsi con regole modificate alla fine di tutte le attività, per cui è stato particolarmente difficile. Allora, noi, chiudo, non siamo assolutamente quelli del no a tutto, noi siamo quelli del no che ci impediscono i sì a un ambiente più bello, più conservato e, come ci ha insegnato il presidente della regione, perché lo confermerà da economista, un ambiente più conservato e più tutelato, un ambiente dove si ha il coraggio anche di dire consumo zero, perché si è parlato di 200.000 abitazioni vuote, siamo 1,5 milioni di abitanti, ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando? Ci rendiamo conto che tutto il nostro patrimonio costruito può aumentare di un quarto, ma forse non ci siamo resi conto, forse non se ne è reso conto neanche chi ha scritto questa legge, delle potenzialità. Noi abbiamo sostenuto, e dal punto di vista giuridico siamo convinti, che articoli come quelli che introducono all'interno di questa legge il piano casa hanno necessità della VAS. La VAS, la valutazione ambientale strategica, è quella che consente di determinare gli effetti sull'ambiente delle decisioni che noi stiamo prendendo. Noi lo chiediamo a gran voce questo, facciamo una VAS e verifichiamo l'incremento che avrà sul nostro territorio e sul costruito questa legge, perché noi siamo davvero preoccupati e noi vorremmo dire tanti sì, in primo luogo alla bellezza, e fatecegli dire per piacere. Grazie.